Salve, con oggi incominciamo una serie di puntate che riguarderanno la nostra commissione Toscana Costiera e Arcipelago, una commissione regionale della quale sono vicepresidente e che si occuperà esclusivamente di tutte le problematiche legate all'economia, alle infrastrutture, all'occupazione, al sociale che appunto coprono il territorio regionale che si affaccia sulla costa e vorrei sottolineare anche per quanto riguarda l'arcipelago, Isola d'Elba principalmente, ma tutte le isole del nostro arcipelago toscano. I nostri consiglieri rappresentati in questa commissione sono tre: il sottoscritto e anche la collega Irene Galletti della circoscrizione di Pisa e Giacomo Gennarelli di quella di Massa e Carrara. La commissione ha anche la partecipazione degli altri consiglieri di provenienza delle circoscrizioni del territorio e parità dei numeri abbiamo comunque una maggioranza che chiaramente è quella dettata dal Partito Democratico. Le altre liste saranno quelle appunto dell'opposizione. Questa commissione sarà una commissione che si occuperà e avrà vita, diciamo così, avrà validità per tutta la durata della legislatura. La commissione stessa è molto importante perché si occuperà, come dicevo, di quei territori nei quali purtroppo abbiamo la presenza di tre aree dichiarate di crisi complessa, come quella di Massa, quella di Livorno e quella di Piombino. Cos'è un'area dichiarata di crisi complessa? È quell'area che, ne abbiamo sette in tutta l'Italia, che per motivi di dismissione delle industrie, quindi per motivi gravi, motivi di disoccupazione avvenuta, vengono appunto dichiarate aree necessarie d'attenzione da parte del governo centrale affinché siano ricreate queste situazioni che diano di nuovo lavoro alle maestranze disoccupate o che sono state appunto licenziate da queste grandi strutture. Non è un pregio, non è un fiore da portare all'occhiello dire che questo ben tre sono in Toscana, anzi fossi quelli del PD che hanno governato finora questa parte appunto della regione dovrei essere, come dire, rammaricato per il fatto che di fatto abbiamo causato questa situazione. In poche parole, come prima puntata andremo a vedere molto velocemente quali sono le linee che con l'ufficio di presidenza ci siamo dati. Le linee da seguire saranno quelle principalmente all'inizio, ma non vorremmo con questo impegnare tanto tempo senza andare subito a discutere e a sviscerare i problemi, saranno quelle delle audizioni di tutte le figure, di tutte le situazioni appunto dettate come quelle degli enti, dei comitati, del territorio, dell'area appunto che andiamo ad analizzare. Quindi incontreremo quelle che sono le figure istituzionali come i sindaci, quelli che sono gli enti come le camere di commercio e vari rappresentanti, quelle che sono anche le aree relative all'educazione, quindi all'università. E questo servirà poi per creare un piano di ristrutturazione della costa da inglobare all'interno di quello regionale. E, dal punto di vista nostro del Movimento 5 Stelle dovremo tenere molto alta la concentrazione affinché questo tipo di nostri interventi e di nostre azioni all'interno della Commissione servono non ad dare la benedizione a quelle che sono le azioni che comunque vogliono portare avanti il partito che al momento è il governo, ma sarà un nostro controllo su quella creazione per vedere che sia fatto tutto
seguendo una certa norma, una certa norma che non serva ad avallare e alla spesa di questi grandi investimenti che stanno arrivando, ma sarà sicuramente una nostra azione di controllo affinché non siano sperperati i soldi e non siano utilizzati per aiutare sempre i soliti amici degli amici. Quindi vi invito a seguirci e ci vedremo presto con la seconda puntata di questa nostra diciamo, abitudine che vorrei prendere di tenervi informati e a presto.